Eccoci qua, quindi ritornati all'ultima branca, diciamo, della giornata, Torino-Fiorentina 2-1. Bel Torino, un po' che anche la scorsa partita l'ha vinta, se non mi ricordo male, in gol Iago Falchi e Benassi, in gol Babacar per la Fiorentina. Leandro, Sanchez, Salgedo sono gli ammoniti, sono entrati gli Aic, Martinez e Basile al posto di Benassi, Iago Falchi e Boye. Mentre per la Fiorentina sono entrati Vecino, Babacar e Zárate, posto Ilicic, Bernardeschi e Badelli. Una Fiorentina che sta perdendo un po' di colpi dopo la polemica col Milan l'altra volta, e credo che a sto punto il ciclo di Paolo Sousa sia alla fine, praticamente. Non so se rimarrà questo allenatore anche l'anno prossimo. Arte, Baracca, Castagne, Rossettini e Zappacosta. La linea di difesa, Benassi, Valdifiori, Acqua, Boye, Belotti, Falque. Per la Fiorentina 3-4-2-1, Tatarusano, Tomovic, Astori, Salcedo, Bernardeschi, Sanchez, Badelli, Milic, Ilicic, Borja Valero, Kalinic. Quindi una sconfitta per la Fiorentina che secondo me è contro una delle dirette avversarie per l'Europa League. La sconfitta di stasera, il posticipo, è finita poco fa. Un Inter completamente allo sbando, secondo me. Dopo la sconfitta con lo Sparta è completamente andata a rotoli, secondo me, cioè dei giocatori completamente non da Inter, e c'è una situazione paradossale in questa situazione, e in questo clima caos, come lo volete chiamare, c'è la sconfitta. La Roma ne fa due, Dzeko e Manolas, mentre per l'Inter ha segnato Banega. Jovetic, Nagatomo e Gojunchi sono entrati al posto di Ansaldi, José Mario e Candreva. Santone e Ansaldi sono ammoniti. Jesus è ammonito per la Roma, mentre sono entrati El Shaarawy, Paredes e Nainggolan. Anche qui non si capisce molto bene. Io a sto punto mi sembra di capire che lì deve aver messo un cantiere, non è un allenatore probabilmente posto lì, che gli va dato veramente tempo di lavorare dopo il caso Brozovic e il caso Colombia. Anche Nagatomo era stato escluso. Ci sono dei giocatori non da Inter, e quello credo che sia una cosa ovvia, che non sia un Inter completa, che manchino sicuramente dei giocatori, quello nessun dubbio. Però ragazzi, io credo che ci voglia tempo ancora, e non questa stagione, la prossima si inizi probabilmente a vedere qualcosa. Io credo che l'anno prossimo sia l'arrivo di Simeone. Credo è l'anno giusto. I tifosi anche lui ha ridotto anche il contratto. Mi sembra l'ha ridotto di 2 anni, e quindi direi che è molto probabile che arrivi. Vabbè, Sinisi, Jesus, Fazio, Manolas, Paredes, Strootman, De Rossi, Perotti, Florenzi, Salah, Dzeko. Andandoci a Saldi, Miranda, Murillo, Santon, José Mario, Medel, Perisic, Banega e Candreva e Icardi come punta. Quindi un Inter secondo me da rivedere completamente. Andiamo su con le classifiche: Juve 18, Napoli 14, Roma 13, insieme alla Lazio e il Chievo e il Milan 11, Genoa, Torino, Inter 10, Cagliari, Bologna, Atalanta 9 insieme a Sassuolo, 8 Fiorentina, 7 Sampdoria, Udinese, 6 Pescara e Palermo, 4 Empoli e Crotone 1. Ci stiamo alla prossima puntata, domenica prossima, con Serie A Style, dove vi racconterò in breve le informazioni di quello che è successo. Ciao, buonanotte.